Questa mattina dall'alba con il presidente del FAI, la Federazione degli Avicoltori Italiani, siamo a dar vita nuovamente all'alveare. Questo aviario straordinario oggi è tornato a vivere. Ovviamente non sono mancati già i primi attacchi di questi aggressori che, quando possiamo, vengono eliminati perché cercano in ogni modo di distruggere l'apiario. Si nutrono delle api, il nostro presidente vi spiegherà che cosa è accaduto e come stiamo provando a recuperare questa installazione, ma non tanto perché ci vuole per forza sul tetto del MASAF un apiario che comunque è stato in attività più di 16 mesi, ma perché questo meccanismo diventa un meccanismo da applicare anche alle tante imprese in giro per l'Italia che vengono aggredite da la Vespa orientalis. Io partirei proprio da questa considerazione che ha fatto il ministro, perché è un po' la voce degli apicoltori che in questo momento noi stiamo facendo ascoltare all'opinione pubblica. Questo non è un problema degli alveari del Ministero dell'Agricoltura, questo è un problema degli apicoltori italiani e degli apicoltori europei. I predatori, in questo caso calabroni, Vespa orientalis nel caso di Roma, sono presenti, diffusi e voraci. Voraci nel momento di massimo caldo, voraci perché il loro sviluppo biologico presuppone grosso apporto di alimentazione. Le api cosa hanno di buono? Sono buone perché bottinano nettare e quindi miele, ma soprattutto sono ricche di proteine, di massa muscolare, ed è questo che il calabrone cerca ed è questo il motivo per il quale noi non possiamo demordere di fronte a questa problematica. Perché? Perché demordere in questo apiario significa dichiarare sconfitta l'apicoltura italiana tutta, il che non è accettabile. Le api dunque vanno reintegrate ed è quello che abbiamo fatto stamani con la prima famiglia. Passeremo alla seconda e cominceremo un'opera di graduale sperimentazione di quelli che sono sistemi di difesa e trappolaggio, perché poi alla fine è questo che possiamo fare, niente chimica, trappole che attirano i calabroni e li distruggono. Lavoreremo per questo, per proteggere le nostre api. Non è che loro non sappiano proteggersi, anzi lo fanno in un modo straordinariamente efficace, quando l'attacco è fatto però da un numero di calabroni che riescono a sostenere, e lo fanno insieme, riescono lavorando insieme ad intrappolare il calabrone e a impedire che attacchi il resto dell'alveare. È anche un esempio straordinario di lavoro comunitario a protezione del loro bene più prezioso. È lo stesso spirito con cui noi intendiamo lavorare per proteggere quello che abbiamo di più prezioso. Possiamo fare oggi questo esperimento e cercheremo di portarlo avanti anche con le installazioni che stiamo scegliendo tra quelle che fino adesso hanno portato a risultati efficaci anche in altri luoghi. Non demorderemo. Di fronte alle difficoltà si deve riuscire a trovare una soluzione ed andare avanti. È un'esperienza simbolica e io ringrazio la Federazione degli Apicoltori Italiani per quello che rappresentano, per quello che rappresenta la nostra biodiversità che va protetta. Io ringrazio il Ministero, il Ministro dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e delle Foreste, perché ci ha messo in condizione di esprimere il nostro potenziale, la nostra capacità organizzativa. La Federazione Apicoltori Italiani ha più di 70 anni di storia, non abbiamo improvvisato un estemporaneo esperimento, questo è un progetto e questo è uno sviluppo operativo che noi vorremmo poter sottoporre a tutti gli apicoltori che sono chiamati a difendere la sottospecie italiana. Bene apprezzata, richiesta, presente ovunque nel mondo. Grazie. Grazie, signor Ministro.